gennaio quest'anno sono venuta, ho lasciato il piano terapeutico là sopra, al centro riabilitazione, e l'ho lasciato là. Sono venuta dopo un paio di giorni a prenderlo, mi hanno detto che non è pronto ancora. Mi ha fatto venire un paio di volte fin quando è iniziato la pandemia, poi con la pandemia non mi hanno fatto proprio salire. E che dopo, verso a giugno, sono venuta di nuovo, mentre in questo tempo siamo fermati tutti con questa terapia. A giugno, quando siamo tornati qua, non mi lo voleva proprio firmare, mi hanno indirizzato verso gli altri centri, che poi non è giusto, che mio figlio sta qua da tanto tempo, si trova bene, ha migliorato, le terapiste sono bravissime, si hanno fatto sempre il loro lavoro. Come abbiamo fatto dei procedimenti per parlare con un avvocato, subito ne hanno chiamato e ne hanno fatto prendere questo foglio, il piano terapeutico. E poi abbiamo iniziato a fare queste terapie. E noi vogliamo continuare a venire a questo centro, che è un grande centro con un personale, le terapiste sono bravissime, i nostri figli stanno bene qui, quindi non abbiamo nessun motivo di andare da un'altra parte. Perché la salute dei nostri figli è quello che vogliamo, che i nostri figli stanno bene, e già stanno bene qua. Niente, noi siamo qua stamattina per un motivo molto semplice, perché la vita è una scelta di campo e noi abbiamo deciso di giocare nella metà campo degli ultimi, di chi non ha voce. A tal fine siamo qua stamattina per dare voce alle 80 persone che sono in lista d'attesa, aspettando l'inizio di un trattamento riabilitativo, nonostante una prescrizione da parte dei medici della ASL in tal senso. Di queste 80 persone mi preme sottolineare un caso che oserei dire emblematico, una signora di 95 anni, cioè stiamo parlando di una persona che proprio in questo momento, mentre io e lei siamo qua, i suoi telespettatori ci guardano da casa, si trova nel letto presso il proprio domicilio aspettando che qualcuno vada da lei per iniziare un percorso riabilitativo che le può migliorare la vita. Altresì abbiamo più di 50 bimbi di età compresa tra i 3 e i 12 anni, che aspettano l'inizio di un intervento di tipo ambulatoriale. Ora mi lasci dire che non bisogna essere un luminare della medicina per capire che se un medico prescrittore pubblico prevede che un bimbo di 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni debba iniziare un intervento riabilitativo, vuol dire che la situazione è molto seria. E qual è la risposta che la ASL dà a questi bimbi, alle persone anziane e alle proprie famiglie? Perché non c'è l'inizio del trattamento? Per la mancanza di un'utilizzazione, per la mancanza di un timbro su di una pratica? Allora io voglio rivolgere un appello alle coscienze non soltanto di tutti quelli che in questo momento ci guardano da casa, ma anche e soprattutto un appello alle coscienze delle autorità preposte per sbloccare questa situazione, perché questa è una situazione che va sanata ieri e non domani, perché domani sarà tardi. Grazie. La nostra problematica riguarda soprattutto una distribuzione delle risorse e delle capacità operative, che in taluni momenti si presenta praticamente un pochino discutibile, in quanto vediamo per esempio centri che hanno già una capienza operativa e hanno ancora ulteriori terapie, invece a Villa dei Fiori vengono sempre negati in modo sistematico, e questo non da adesso ma già dal febbraio scorso che noi stiamo dicendo queste cose, e oggi praticamente ci troviamo in queste condizioni a dover ancora manifestare per i posti di lavoro, perché giustamente dobbiamo fare in modo che vengano salvaguardati anche a livello sindacale i posti lavorativi, e in questa occasione, andando di questi passi, sicuramente andremo a qualche forma di licenziamento che non sarà proprio adesso ora, ma sarà imminente, e quindi noi dobbiamo salvaguardare questo. A noi interessa soltanto salvaguardare un attimo gli interessi dei lavoratori e fare in modo che tutti quanti abbiano uguali opportunità rispetto alle capacità operative e anche rispetto alle risorse, così come pensate che per esempio la Campania già ha soldi in meno rispetto alle altre regioni, addirittura la nostra spende meno di quello che poi spende per esempio il distretto 62, quindi sarebbe il caso un attimo di discuterne insieme circa le reali necessità della popolazione, perché si va anche in base alle reali necessità. Non puoi fare una spesa senza tener conto di quello che veramente ha bisogno la popolazione, perché se non fai così significa che praticamente fai soltanto dei conteggi senza tenere conto della realtà nella quale tu vivi. Un bel numero di lavoratori, perché poi prendi, sì è vero che puoi prendere un tot numero, ma ne va a risentire tutta quanta l'azienda, perché siamo unici, è un'azienda unica, quindi poi a cadere tutti quanti gli altri, quindi questa non sarebbe auspicabile proprio per nessuno, non lo vogliamo per le altre aziende, non lo vogliamo neanche per la nostra praticamente. Manteniamo questi stock
protesta viene spostata a Salerno, ci organizzeremo quanto prima, perché va tutto discusso, passa tutto per gli affari interni. Diciamo pacificamente, la prossima questione andremo sempre pacificamente perché noi siamo... Non rilasciano le terapie perché Salerno ci ha bloccato. Perché Salerno ha detto che dobbiamo parlare con gli uffici affari generali legali di Salerno. Andiamo pure lì. Ci organizziamo tra poco, sì, tra un po' ci organizziamo e... Ci fate sapere voi. Quando prima? Conservate tutto. Quindi la protesta sarà più forte. Devi andare là.